l'accessorio che più serve, ecco, la sera per stare in pesca, la lampada da testa. Ce ne sono di tanti modelli, tanti tipi, ovviamente il top senz'altro è questo, non penso ci sia una lampada frontale migliore sul mercato, questa sicuramente è il top per qualsiasi sua caratteristica. Questa sera ve la farò vedere, ecco, in potenza di fascia, vi farò vedere le varie impostazioni. Adesso volevo solo mostrarvela, ecco, per come è fatta, per come è costituita. Innanzitutto abbiamo questa struttura qui, che in pratica si adagia perfettamente a quella che è la forma della fronte. E poi abbiamo un fascio che così è largo, tirando semplicemente fuori la lampada, ecco, il fascio va a restringere. Tantissime angolazioni possibili di fascio, come vedete, con materiali che non faranno mai usurare questa super lampada da testa. Andiamo nella parte intermedia. Qui abbiamo le fascettine che permettono in pratica di stringere o allargare a seconda della forma della nostra testa. E qui, come vedete, c'è questo spinotto. A cosa serve questo? Questo va a collegarsi direttamente alla batteria, al vano batteria che, ecco, va a contenerla, batteria ricaricabile. Quindi questa è un'altra grande caratteristica di questa lampada da testa. Perché se solo calcoliamo tutti i soldi che le lampade ci fanno spendere in batterie, con questa in pratica, anche se la spesa è diversa, ma con questa in 15-20 pescate, 30 pescate l'andate già a recuperare. Che succede? Che con questo cavetto che va a staccarsi, in pratica con questo giochino qui che permette, ecco, e funge anche da sicura, che fa? Che in pratica abbiamo un secondo cavetto nello scatolo, ecco, della confezione, che collegato qui ci permette di staccare questo dalla testa e di mettercelo in tasca. Questo per chi magari avverte un peso troppo elevato della lampada da testa, non vuole averlo, ecco, dietro la nuca, e quindi staccandola da qui, mettendola in tasca, avrà solo il peso delle fascettine. Come vedete qui, basta fare così per stringerla e tirare semplicemente questo per allargarla, quindi semplicissima nell'uso. Questa lampada ha tre programmi di luce che stasera andiamo a vedere bene. In pratica, al primo tocco del pulsante on, la lampada andrà nel primo programma, andrà a luce bassa. Premendo un'altra volta andrà a luce forte, premendo fisso andrà alla potenza massima, che è quella di 800 lumen. Quindi vi lascio solo immaginare in spiaggia cosa possa accadere una volta, ecco, attivata questa lampada. Stasera vi farò vedere, come detto, tutti e tre i programmi, dietro a un'altra luce a pulsante che in pratica permette di far vedere la posizione, ecco, del pescatore. O questa si può usare in pratica in tutti i tipi di sport, in tutti i tipi di passeggiata, di bicicletta, qualsiasi. Questa qui è anche una rotellina. Se in pratica uno non vuole utilizzare i programmi, basta accendere una volta la lampada e andando verso destra la si fa più forte, verso sinistra più debole. Stasera ci rivediamo e ve la rifaccio vedere con la sua vera potenza. Ciao belli! Allora ragazzi, come promesso, eccoci qua di sera in modo da poter vedere per bene la nostra LED Lancer H14R.2. Allora, adesso mi volto un po' di spalle e vi faccio vedere come va utilizzata e che potenza di luce ha. Allora, innanzitutto vi faccio vedere prima il tasto frontale, che premuto una sola volta, ecco, ci dà la luce rossa, quindi ci permette di farci vedere a distanza anche da dietro. Quando vado a premere due volte il tastino, vedete, fa lo strobo, quindi è ancora più utile. Ecco qua. Allora, adesso mi metto così e vi faccio vedere cosa fa questa lampada. Premo una volta il tasto on e fa il primo fascio, quello a bassa, ecco, a bassa forza, a bassa energia. Premo un'altra volta ed è il fascio, ecco, già forte. Guardate come vede bene tutto quanto. Adesso se premo
questo tasto forte, dopo vi faccio vedere quale, il fascio diventa fortissimo. Ecco, tutti gli 800 lumen, guardate, riesce a illuminare tantissimo. Adesso lo facciamo qui, dopo lo facciamo anche nell'acqua, così vedrete la differenza. Adesso che succede? Se io vado a premere questo qui fisso per 5 secondi, vedrete che da qui uscirà una luce che ci permette di capire che c'è stato in pratica il cambio del programma, perché il primo programma ci permette di fare debole, forte, spento. Quando io andrò a premere questo tasto, che è il tasto on, quindi debole, forte, spento. Adesso io vado a premere 5 secondi fisso questo qui e vedrete uscire il fascio. Ecco qua. Che significa? Che abbiamo cambiato programma. Come è cambiato il programma? Che se premo una volta, adesso è già direttamente fortissimo. Se premo la seconda è nella bassa, ecco, luce. Se premo la terza volta si spegne, quindi al contrario. Se vado a premere di nuovo, passa al terzo programma, che è quello che anche a volte utilizzo per richiamare l'attenzione di qualche amico, ecco, in pesca lontano. Che succede? Premo fisso, cioè premo la volta ed è fortissimo, premo la seconda volta, c'è lo strobo. Guardate che spettacolo. E adesso, sfruttando questo programma, vi faccio vedere che tirando questo in avanti, guardate, dietro, avanti, andremo a stringere il fascio. Adesso vi faccio vedere la potenza. È spettacolare, guardate quanto è forte. Se adesso vado a premere la seconda volta, c'è lo strobo attivato. E la cosa bella del fascio stretto è anche, ecco, la piena potenza. Quindi se vado a premere fisso il tasto on, guardate qui che potenza di luce, guardate le canne, si vedono in modo perfetto anche a distanza. Un'altra utilissima modalità della LED Lancer H14R.2 è questa, che quando vado ad accendere la mia torcia, quindi premendo il tasto on, ci permette di capire a che punto, a che livello è la batteria. Perché io adesso ce l'ho carica, quindi la luce è verde, guardate. Quando accendo è verde. In pratica così al 100% della potenza. A 75 ci uscirà fuori arancione. Quando la batteria starà quasi per scaricarsi, quindi dal 30% in giù, la luce una volta accesa apparirà rossa. Rossa in questo modo, come quando io premo dietro qui per farci notare. Quindi è una lampada questa completa che ci permette di fare davvero tutto in pesca e di vedere a distanze siderali proprio tutto ciò che succede. Adesso ci spostiamo in riva al mare. La prima modalità, ecco la seconda, fortissima, e adesso la terza, dove in pratica io illumino tantissimo fascio di mare. Ecco qua, un pescetto che nuota qui, quindi qualche serra è arrivato a cacciare qui sotto, in diretta, è stato bellissimo. Adesso se io mi abbasso così mi vedrete, così si vede? Sì. Voglio far vedere quando, ecco, se io abbasso, se ruoto verso sinistra, andrò ad abbassare il fascio. Ecco qua, vedete? Se io vado a girare verso destra, il nostro fascio di luce diventa sempre più forte. Il massimo lo capite dallo stacco di luce che fa. Guardate, vado indietro, stacca la luce e ci fa capire che è il massimo. Stessa cosa da... Spero di esservi stato utile anche stavolta nel presentare questo bellissimo accessorio fondamentale per le nostre serate di pesca. Un saluto a tutti ancora da Alessandro Silvestri. Continuate a seguirmi, vi ringrazio per tutto quello che mi mostrate. Ciao belli e alla prossima.